Ciao fanciulla, oggi voglio mostrarti come passare da questa chioma super 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 liscissima a questa chioma ricissima. Quindi come ottenere ricci super definiti, vaporosi e strepitosi. Il primo step consiste nel pettinare i tuoi capelli, poi li dividi in sezioni con una molletta e dopo hai bisogno di questo strumento. Io sto utilizzando l'Irresistible Me Sapphire, che è un ferro multifunzione e io lo adoro, lo amo, lo vedo da tantissimo tempo su YouTube e veramente sono felicissima di potertelo mostrare in questa video recensione / tutorial. Come vedete è un ferro che contiene al suo interno ben 8 ferri, quindi con un unico prodotto puoi realizzare tantissimi ricci. Come potete vedere ha una base comune che è quella blu a cui si attaccano e si staccano i vari tipi di ferro che sono inclusi nella confezione. Poi è costituito da dei materiali particolari come la tormalina che rende il riccio più duraturo e più lucente. Inoltre ha anche uno schermino a LED che permette di regolare la temperatura ma anche una funzione di autospegnimento in base ai secondi che decidete voi. Passando al tutorial, la realizzazione è semplicissima. Basta ruotare la ciocca intorno al ferro, prima in un verso e con la ciocca successiva nel verso opposto. Questo per avere tanti bei ricci definiti. E infine spruzzo la mia lacca. Questa è la mia preferita, che mi fa durare i ricci tantissimo tempo e la trovate al supermercato. Per non bruciarvi, in dotazione vi è anche il guantino anticaldo, anticalore, e inoltre per non bruciare le superfici vi è anche uno strumentino apposito che avete visto prima, quando vi mostravo il ferro. Volevo anche dirvi che questa tipologia di cono che ho utilizzato oggi, quindi molto piccola, con diametro molto piccolo, è perfetta se volete, come in questo caso, ricci piccolini e super definiti, o altrimenti per i capelli corti, medi, perché sapete che hanno più difficoltà ad arricciare i capelli. Se volete dei ricci con dei capelli corti, questo è perfetto. Altrimenti, se preferite delle onde più morbide, passate invece a un ferro più grosso, che è sempre in dotazione anche con questa tipologia di ferro multifunzione. Devo dire che mi è piaciuto molto, qui vedete tutta la realizzazione, mi è piaciuto moltissimo perché il ferro funziona bene, ci sono tante tipologie di ferri, io ne ho già provati diversi, e è anche conveniente perché al prezzo che è diciamo sui 100 euro per esempio, adesso che siamo sotto le feste ed in sconto, abbiamo, è come se avessimo 8 ferri. In realtà se compriamo anche solo un ferro singolo, in genere meno di 50-60 euro per quelli più scarsi non spendiamo, invece per quelli più più prestigiosi come un GHD eccetera si spende anche 100-200 euro, quindi direi, se non avete ferri, di darci un'occhiata. E continuo così per tutta la chioma. Poi per il ciuffo finale lo faccio un po' verso l'esterno. Alla fine posso decidere se mantenere il riccio super definito senza toccarlo o metterlo a posto e renderlo un po' più vaporoso e voluminoso e meno, come dire, rigido e meno riccio, meno definito, spettinandolo con le mani. Questo è il mio video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e vi lascio qui i miei ultimi video e iscrivetevi al mio canale se ancora non lo siete per non perdervi i miei ultimi video. Alla prossima, ciao!